Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di implantologia, che è una chirurgia che a me personalmente piace molto e che applico quasi quotidianamente. Ma che cosa sono gli impianti dentali? Gli impianti dentali non sono altro che delle radici artificiali, in materiali quali il titanio o lo zirconio, che vengono posizionati nell'osso della bocca del paziente, che fungono proprio da radici vere e proprie, sopra le quali verranno posizionati i denti artificiali. L'impianto dentale quindi risolve il problema di dentulia, ovvero la mancanza di uno o più denti, permettendo di ripristinare una masticazione completa con una dentatura fissa. Chi sono di solito le persone che si rivolgono a noi per un impianto? Tutti quei pazienti a cui mancano uno o più denti, che non sopportano o mal tollerano protesi immobili o rimovibili e che vogliono ripristinare una corretta masticazione ed un'estetica dentale il più possibile naturale. Il trattamento è chirurgico, ovvero bisogna incidere la gengiva, scollarla, esporre l'osso e all'interno dell'osso posizionare queste viti artificiali, appunto gli impianti endoossei. A queste viti, dopo qualche tempo, come abbiamo detto in precedenza, verranno avvitati e posizionati i denti artificiali. Il primo caso di cui vi voglio parlare oggi è quello della signora Antonietta, una simpatica signora di 74 anni, che non sopportava più la protesi immobile, ovvero la dentiera, che portava ormai da diversi anni. Si lamentava perché non riusciva più a mangiare tutto quello che le piaceva un tempo, la pizza, la carne, i panini. Sono stati quindi posizionati quattro impianti alla mandibola, a cui poi è stata applicata una protesi fissa che le ha permesso di ritornare a mangiare pressoché tutto quello che voleva. Il secondo caso di cui vi voglio parlare è quello di Mauro, 30 anni. Porto proprio Mauro come esempio proprio per farvi capire che la mancanza di denti non è solo un problema dell'età adulta o degli anziani, ma anche di pazienti giovani. Mauro, nello specifico, era mancante di un dente molare, quindi molto importante nella masticazione, e in effetti, lo stesso paziente iniziava a percepirne il disagio. La scelta di inserire un impianto endosseo in alternativa all'esecuzione di un ponte ci ha permesso anche di salvaguardare i denti adiacenti che erano sani. Mi permetto quindi di consigliare di non sottovalutare la mancanza di uno o più denti, proprio perché questo può portare a un disagio nella masticazione e anche a una difficoltà nella digestione.